first and foremost an actor. Prima lui è un attore. And when I do direct, it's because I am a director for hire. Quando lui fa regista è una cosa che gli fa per lavoro. It's not that I'm inventing or producing projects of my own. Non è che lui sta inventando progetti, è sempre un altro. The village is still in development in Roma, but it's difficult for an actor to switch into the mode of director because the timing, it's different for the biological clock. It takes much longer for a director to prepare than an actor. For a director, it's at least a year of his life from the inception of a film through post-production. Un regista ci vuole almeno un anno della vita dall'inizio fino alla fine, per un anno. Whereas an actor, you come to location, you've lived with the script in your bedroom, and you find things that make the character come alive, but an actor is essentially a gypsy. L'attore invece viene al posto dove girando il film, ha già letto tutto e ha imparato il ruolo, ma e deve per ispirare un pochino il regista, ma alla fine è un attore, è un gypsy. È un singolo, sì. Alessandro and others are both we're both sharing food with the master Dario Argento. Loro insieme stanno condividendo il cibo con il maestro Dario Argento. But I'm constantly discovering new directors as well. For me, the most recent is the director of the Swedish vampire film Let the Right One In. Lui sta sempre trovando nuovi registi, che adesso il più recente che ha scoperto è quello che si chiama Thomas Alfredson, che ha fatto il Let the Right One In. Allora, lo domando all'attore e al regista. Dopo tanti successi conquistati, qual è il tuo sogno di cassetto, la meta ambita da raggiungere? To be an olive oil tester in Orvieto. Di essere un assaggiatore dell'olio di Umbria. And then a wine tester. E poi un vino. Però prima di tutto devo salutare delle persone che io conosco qui a Orvieto, una musicista che è stata un musicista del mio primo film, Stefano Profeta. Un applauso a questo concittadino di Orvieto. Bene, il cinema ha bisogno di incontri, probabilmente ha bisogno anche di scontri, ma che poi possono diventare incontri. Così è stato con Robert, molto semplice, a differenza di quello che succede in Italia, che per arrivare a un attore devi avere trafile incredibili. Mi sono avvicinato umilmente a Robert e gli ho chiesto: ti posso fare una proposta di un lavoro? E lui mi ha detto: guarda, mandami quello che vuoi, entro 7 giorni io ti dico o di sì o di no. Al 7° giorno ho detto: mi interessa il progetto, ne discutiamo. Abbiamo discusso il progetto e abbiamo fatto il film. Questo è stato l'incontro tra il cinema italiano, rappresentato modestissimamente da me, di un grande attore il quale si è messo in discussione, è voluto uscire fuori dai suoi panni tradizionali, e io così con un po' di presunzione devo dire che con Robert ho fatto un lavoro affinché potesse essere un attore di percezione europea.
Questo è accaduto, siamo tutti molto contenti, e tanto è vero che il film che lui ha annunciato, che è Webcam, io sarò un co-produttore di Webcam insieme. Questo è stato, l'abbiamo girato in Umbria, abbiamo girato a Giove il film e a Spello, una splendida regione, meravigliosa. Grazie. It took maybe 3 days and then we began to speak the same language, and that's the language of movies. Lavorando con Alessandro ci volevo 3 giorni, dopo cui loro hanno capito la stessa lingua che è la lingua del film, del horror. Grazie. Those that you joined in the 1984, you became world famous and one of the most successful and beloved of baddies, if you can say that, in the history of horror films. What is your relationship with Freddy Krueger these days, and also how has it affected your life, whether for good or for bad? Well, what Freddy did for me and the television series V was to open the doors for me to work internationally. La serie fu anche il ruolo di Freddy Krueger, la cosa che ha fatto per lui è di aprire una porta per lui per lavorare in tutto il mondo internazionale. And now I've worked in probably 10 to a dozen films in Europe and around the world. E adesso lui ha lavorato in tutto il mondo, ha fatto 10 o 12 film dai film internazionali. The most recent, which we shot right here in Umbria with my good friend Alessandro Marea, Night of the Seven. Il più recente che mi ha girato con il suo amico Alessandro qui in Umbria si chiama Night of the Sinner. And I continue to work here. I go back to do another horror movie in Barcelona in June, Webcam. Mi continua a lavorare nell'Europa e infatti va a Barcellona per girare un altro film, Webcam. So Freddy is responsible for a lot of stamps in my passport. Allora,